non ho cercato di rimanere fedele, io credo di essere stato molte volte infedele alle mie idee, per fortuna, insomma, e di essere rimasto sempre coerente con me stesso, non alle mie idee, devo dire. Queste le ho cambiate molto spesso, per fortuna. La frase che noi diciamo sempre, che ripetiamo sempre, che Mauro diceva, era quella: io sono più trapalese di voi perché ho scelto di esserlo. La prima cosa che ho pensato era stata che era stata la mafia. Subito abbiamo pensato che sicuramente poteri mafiosi, poteri collusi con la mafia avevano voluto tappare la bocca allo stadio. Tu poi hai diritto di parlare, ma se superi una certa altezza non hai più diritto. Aveva il coraggio di parlare, pur non essendo siciliano, perché credeva che fosse giusto rendere partecipi gli altri. Quella figura di onesto, di impegnato, questo ce l'ho sempre vicino. Quindi cosa non muoiono mai questi uomini. Li ammazzano, ma non muoiono mai. Il 5 luglio del 71, per questo concerto dei Led Zeppelin, questo era il nostro anniversario. Lui era personaggio importante di Lotta Continua, io ero una giovane militante. Abbiamo occupato insieme agli operai alcune fabbriche, gli operai sono venuti dentro la nostra università e il contatto è stato prolungato e estremamente positivo. Ma noi non vogliamo trovare un posto in questa società, ma creare una società in cui valga la pena di trovare un posto. Agosto 72. Andiamo a vivere a Palermo, nasce Maddalena nel 73, nel 75 ci trasferiamo a Roma, dove finisce Lotta Continua, quindi da Roma torniamo a Milano. A Milano, diciamo, tra le altre cose c'è Macondo, l'esperienza di Macondo in qualche modo è anche una risposta, se vuoi, al fatto che c'era o l'eroina o le armi, no? Inventiamoci qualcos'altro, no? Macondo era uno spazio sociale aperto, non schematizzabile, nel senso che ci poteva entrare chiunque, infatti ci entrava chiunque, dal socialista milanese al trans, all'operaio. Finisce, sapete come, no? Con l'arresto, no? Mauro sta un po' in carcere, si ritrova tra le mani un libro di meditazioni e comincia a leggerlo. E così inizia, diciamo, il periodo arancione. Mauro era uno il leader, no? Uno dei leader, no? Ma arrivato a Puna, lui è uno qualsiasi che pulisce. Scopre anche un'altra cosa molto bella, Mauro, scopre che è amato per se stesso e non perché è un leader o perché parla bene, ma è amato perché vale la pena amarlo. Mauro in India fu chiamato dal maestro Bhagwan Swami Anansanathano. Anansanathano significa eterna beatitudine. Lui ci è rimasto Sanatano anche quando abbiamo smesso di essere arancioni. Nell'81, cioè, torniamo a vivere in Italia, esattamente a Lenzi di Valderice. Mauro a Trapani ha dato la sua vita. Lui ha veramente fatto una scelta d'amore e tutto quello di bello che lui aveva accumulato nella sua vita. Saman è parola sanscrita, vuol dire canzone, la canzone che mette ordine al caos. Una comunità terapeutica per tossicodipendenti, alcolisti e cosiddetti pazzi, quelli che hanno difficoltà a vivere. Avviciniamoci a questo posto, andiamo a vedere. Accogliamo la gente che arriva qua e arriva a pezzi e la rimettiamo in sesto, ci godiamo una vita felice, una vita bella, piena di alte energie. Noi riteniamo che il tossicodipendente non vada punito, fustigato, non debba espiare delle colpe, debba essere appunto aiutato. E quindi il luogo dell'aiuto deve essere grazioso. Mauro era quello che li seguiva dalla mattina alla sera, giornalmente, nelle meditazioni, nei sogni guidati, nella musicoterapia. Possono distruggere i muri, possono distruggere le cose, ma l'energia che c'è qui a Lenzi non la distrugge nessuno, ancora c'è. La manifestazione davanti al comune, abbiamo parlato, io mi ricordo in lacrime, ho detto: Mauro è vivo e noi continueremo sulla strada che Mauro ci ha insegnato. È meglio che i giornalisti esagerino piuttosto che tacciano. Ogni mattina e ogni pomeriggio c'è la fila di persone che volevano parlare con Mauro. Erano persone che vedevano in Mauro
un megafono, vedevano in Mauro la possibilità di parlare, di raccontare una storia, vedevano in Mauro la possibilità di esserci. Alle 2 quando passavi per le case sentivi che le televisioni erano accese, non c'era questa voce di Mauro, questo modo di fare la televisione che aveva travolto veramente la città. Era il grande narratore che raccontava una storia per farla comprendere anche ai bambini. E credo che il suo linguaggio sia stato uno dei motivi per cui è stato ucciso, perché era un linguaggio pericoloso, perché tutti finalmente capivano tutto. Tutti hanno perso un caro amico, il mondo intero ha perso un'intelligenza, Trapani ha perso un faro, Maddalena ha perso suo padre. È meraviglioso, non è riproponibile perché non è neanche un oggetto, non gli puoi neanche mettere un confine, non puoi dire dove comincia, dove finisce. Yeah, somewhere.